Un saluto dall'Associazione Web Cattolici Italiani UECA. Abbiamo riscoperto le nuove tecnologie nella loro vocazione originaria di servizio, permettendo nel periodo di isolamento anche la comunione ecclesiale. È il tema di oggi. Ne parliamo con Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale della Dicastero Vaticano per la comunicazione. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. La diretta streaming ora conclusa della messa mattutina di Papa Francesco a Casa Santa Marta, pensando anche alla straordinaria risposta testimoniata anche da un punto di vista quantitativo nelle presenze e nelle voci che ora richiedono invece che continuasse, che tipo di esperienza è stata? È stata innanzitutto un'esperienza forte di fede, un'esperienza ecclesiale e un'esperienza che ancora una volta ci ha fatto toccare veramente con mano quanto Papa Francesco davvero sia un pastore con l'odore delle pecore. E incredibilmente anche in una situazione così eccezionale, inedita, imprevista e di grande sofferenza come le misure di distanziamento sociale, di lockdown, quindi di isolamento che abbiamo vissuto, lui è riuscito a farsi presente attraverso la tecnologia attraverso lo streaming delle messe mattutine a Casa Santa Marta ed è stato veramente straordinario come lui abbia capito molto rapidamente che questo poteva essere un modo straordinario in questo tempo straordinario di farsi vicino alla gente, soprattutto alla gente, la gente che soffre. Veramente una cosa che credo che abbia veramente colpito è come il Papa all'inizio delle messe di Santa Marta in questi 2 mesi in cui appunto ogni mattina alle 7 questo appuntamento è diventato veramente per milioni di persone e non solo credenti, perché questa è una cosa che ci ha molto toccato. Ecco che lui abbia iniziato sempre la messa con un'intenzione di preghiera e davvero credo che non si sia dimenticato nessuno, veramente dai governanti costretti dalla pandemia a prendere scelte, decisioni difficili, alle donne delle pulizie, alle persone che si occupano delle pulizie magari negli ospedali, dimenticate nella loro esperienza di sacrificio e di lavoro quotidiano. E questo ha creato veramente un'onda d'amore, un contagio, se vogliamo, di misericordia e d'amore che è stato e che è, secondo me, per molti versi ancora più forte di quello del virus. E davvero, come dicevi te, noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere tantissimi messaggi da tutto il mondo, perché noi ci abbiamo messo anche la creatività dell'amore attraverso gli streaming in tutte le lingue possibili, attraverso i social, attraverso l'aggiornamento sul sito di Vatican News per portare questa messa di Santa Marta a tutti. E davvero stiamo ricevendo messaggi di tantissima gente che ci ringrazia, che ringrazio ovviamente innanzitutto il Santo Padre, che appunto, come dici te, avrebbe voluto che questo appuntamento continuasse. Però qui lasciami dire una cosa che è importante, perché Papa Francesco ha sempre considerato queste messe a Casa Santa Marta come un momento particolare, intimo, se non riservato, perché sempre abbiamo avuto delle sintesi attraverso i media vaticani, Radio Vaticana, l'Osservatore Romano, però come un qualcosa di molto raccolto, il pastore incontra una porzione del suo popolo. Qui invece lui ha capito che questo era l'unico modo in realtà per farsi presente, soprattutto per far presente il Signore nella comunione spirituale, in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, come dicevamo. E poi però anche ha messo in guardia dall'abitudine ad una sorta di virtualizzazione della Chiesa. La Chiesa, sempre detto, è fondamentalmente è basata sulla comunità attorno al sacramento, all'Eucaristia. E quindi quando in Italia e non solo, pian piano, siamo adesso in una fase diversa in cui si può, ringraziando Dio, tornare a partecipare ai sacramenti, ha detto adesso è il momento di ritornare alla familiarità comunitaria, al sacramento, all'Eucaristia. Tra le immagini storiche che ricorderemo per sempre di questa pandemia, la preghiera in Piazza San Pietro del 27 marzo, nella solitudine di un'immagine, la forza potente di una presenza comunitaria che ha partecipato a distanza all'evento. Ma io credo che davvero sia stato un momento profetico. Sappiamo che Francesco, anche prima di questa pandemia, ha sottolineato tante volte che non siamo di fronte, che non viviamo un'epoca di cambiamento, ma un vero e proprio cambiamento d'epoca. Se vogliamo, questa pandemia ha
velocizzato e probabilmente, come si dice, coscientizzato tantissimi rispetto a quello che Francesco diceva già da molto tempo e per esempio anche attraverso la enciclica Laudato Si, che proprio in questi giorni compie 5 anni dalla sua pubblicazione. Ebbene, quel momento che cosa ci ha voluto dire? In un qualche modo, se posso dire, Piazza San Pietro non è mai stata così piena. A noi tutti ha toccato questa solitudine di una piazza completamente vuota, anche con questa pioggia, con queste luci, era appunto di sera, e le immagini toccanti di questo crocifisso di San Marcello e l'icona della Salus Populi Romani, e poi il Papa fondamentalmente solo, che pregava. Eppure credo che davvero in un qualche modo, anche qui grazie ai mezzi di comunicazione, quella piazza sia diventata una piazza che abbracciava il mondo intero. E a me è colpito molto che il giorno dopo, quindi il 28 marzo, sostanzialmente su tutti i principali giornali del mondo, e non certo solo quelli di ispirazione cattolica, la fotonotizia fosse quella. Cioè la fotonotizia di questa crisi di pandemia che stavamo vivendo era quella. E accanto a quelle immagini che non potremo dimenticare, a me come intensità mi ha ricordato l'ultima Via Crucis di Giovanni Paolo II, quando stringeva la croce nella cappella perché non aveva potuto partecipare alla Via Crucis al Colosseo. Mi ha dato quella forza come messaggio e come intensità. Ebbene, oltre alle immagini, è stato straordinario quello che ha detto Papa Francesco. Fondamentalmente il messaggio che a lui ha voluto lanciare è: nessuno si salva da solo. Ecco, davvero gli uni sono membra degli altri, e davvero questo virus terribilmente ci ha dimostrato che siamo in un qualche modo tutti uguali. Questo virus non conosce barriere, non conosce classi economiche, politiche, e quindi così come questo virus colpisce tutti, anche nessuno si salva da solo, e quindi questo richiamo fortissimo del Papa al potersi unire come fratelli per affrontare questo male. E come rileggere oggi il messaggio della Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali alla luce dell'esperienza del coronavirus? Beh, guarda, io appunto, come penso molti di noi cosiddetti operatori della comunicazione, ho voluto un po' rileggerlo, ho voluto dire: ma adesso che è tutto cambiato, comunque che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un'esperienza così profonda di cambiamento, di sofferenza e appunto una situazione così inedita, questo messaggio, ovviamente pensato prima, pubblicato prima, che cosa ci dice? A me ha molto colpito rileggerlo alla luce delle tante storie buone, di storie belle, di storie forti che abbiamo raccontato, che abbiamo conosciuto in questo periodo. È bello che il Santo Padre, e lo ha detto in questo messaggio, ma lo ha detto in tante occasioni, che noi tutti, non solo i giornalisti e gli operatori della comunicazione, abbiamo bisogno di storie belle, di storie vere, ed è straordinario come le storie buone sono storie vere, rispetto forse a un cliché che oggi vorrebbe, come dire, derubricare a buonismo ciò che è buono. Il buono è bello ed è vero, e quindi le testimonianze di quelle che Francesco chiama i santi della porta accanto, gli infermieri, i medici, ma anche quelli che hanno aperto le edicole tutti i giorni, le persone appunto chiamate semplicemente a fare la loro quotidianità ma rischiando, come i tanti sacerdoti che sono anche morti soprattutto nel nord Italia, ma anche appunto le signore occupate a fare le pulizie negli ospedali, piuttosto a coloro che hanno garantito che noi potessimo avere i servizi essenziali. Ecco, queste sono tante storie di vita quotidiana che, come si dice nel messaggio, meritano di essere raccontate e devono essere fissate nella memoria. Io credo che questo dovrebbe essere il grande messaggio nel messaggio di Francesco di quest'anno: l'importanza delle storie nella storia più grande, nella storia che ci abbraccia, che è la storia della salvezza. E vorrei tanto che ognuno di noi, io per primo lo dico per me, per la mia famiglia, per i miei figli, potessimo portarci di questo periodo di grande sofferenza anche una sola storia che ci ha colpito tanto, una sola storia di bene, di coraggio, di eroismo quotidiano e in fondo anche di santità, che ci ha permesso di vivere in questo momento guardando con speranza al futuro e capendo davvero, come dice il Papa, che nessuno si salva da solo e che attraverso queste storie noi possiamo essere testimoni di speranza.
Questa è la sfida che raccogliamo con piacere, ognuno davvero nel suo piccolo. Grazie al vice direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione, Alessandro Gisotti. Grazie davvero. Grazie a te, Fabio. Grazie a voi. A settimana prossima, grazie a tutti voi per seguirci. Se vi va, condividere questo video e proporci anche temi per i prossimi webinar. Grazie a tutti e un saluto da Weka.